Il progetto prossimo nasce dalla volontà di voler applicare e voler disseminare e voler trasferire le tecniche che comunemente studiamo nell'ambito della nostra ricerca. A valle di queste riflessioni abbiamo ritenuto appunto opportuno rispondere a un'iniziativa che era stata avviata nel 2017 dalla Regione Sardegna riguardante i progetti cluster top-down, il cui scopo era proprio quello di trasferire tecnologie a un insieme di piccole e medie imprese della realtà territoriale sarda. Gli obiettivi del progetto prossimo sostanzialmente sono due. Da un lato abbiamo l'aspetto più di ricerca e di realizzazione di strumenti per la progettazione e la verifica di sistemi cyberfisici, che vada un pochettino a coprire tutto quello che è il ciclo di progettazione di tali sistemi, dalla modellazione alla verifica. Abbiamo anche un altro obiettivo molto importante, che è quello del trasferimento di queste tecnologie, obiettivo che abbiamo cercato di perseguire tramite l'organizzazione di giornate di formazione e trasferimento e la disseminazione dei risultati della nostra ricerca alle aziende del cluster. Con tutte le aziende del cluster, sin dall'inizio del progetto, si è creata subito una forte sinergia. Uno degli obiettivi di Prossimo era quello di creare un network solido e un ambiente collaborativo e veramente ci possiamo dire soddisfatti, dei risultati raggiunti, nonostante l'ultimo anno di progetto si sia svolto in piena pandemia. Il primo scenario riguarda l'agricoltura di precisione ed è un'ottima occasione per andare a sperimentare gli strumenti che proponiamo nell'ambito del progetto in un ambito applicativo piuttosto delicato. In tale scenario sono coinvolti una piattaforma robotica e una telecamera alimentata da energia solare e obiettivo dell'applicazione dei nostri strumenti in questo scenario è quella di avere la certezza dimostrabile che le specifiche tecniche e i vari modelli utilizzati per lo sviluppo delle funzionalità delle nostre piattaforme siano sviluppati in maniera corretta e senza comportamenti inaspettati. Il secondo scenario riguarda l'applicazione dei nostri strumenti in un contesto di assistenza domestica effettuata tramite piattaforme robotiche. Qui l'esigenza di dimostrare quella che è la sicurezza attraverso strumenti formali nell'interazione da uomo a robot diventa certamente molto più rilevante rispetto al primo scenario e anche in questo caso l'obiettivo è quello di assicurare di non avere comportamenti inaspettati nello sviluppo delle diverse azioni implementate dalle piattaforme robotiche. Un secondo aspetto molto rilevante in questo scenario è il trattamento ottimizzato e accelerato del flusso video delle diverse piattaforme, in quanto il video risulta essere il sensore principale tramite cui vengono applicate le azioni relative ai diversi compiti delle attrezzature coinvolte nello scenario. Io mi sono occupato di un aspetto molto specifico, cioè uno dei casi d'uso. Il caso d'uso, di cui mi sono occupato è quello della videosorveglianza distribuita. Quando parliamo di videosorveglianza, intendiamo, cercare di comprendere, guardando una scena, quali sono gli oggetti che sono in movimento, seguirne eventualmente la traiettoria nella scena e trarne da questo delle deduzioni. Per la realizzazione di questo particolare scenario applicativo abbiamo utilizzato dei piccoli sistemi di elaborazione che si chiamano Raspberry, sono dei piccoli computer a basso costo a cui abbiamo agganciato una telecamera. In realtà abbiamo creato praticamente una telecamera intelligente e programmabile. Quindi non è più un'elaborazione remota in cui semplicemente la telecamera trasmette le immagini a un elaboratore centrale, ma ogni telecamera è dotata di intelligenza autonoma. Quindi può analizzare la scena e può comunicare con altre telecamere. L'idea era proprio quella di creare un sistema di videosorveglianza intelligente ma distribuito, cioè dove ogni elemento fosse dotato della sua capacità di analisi e di una sorta di intelligenza che gli permettesse di scambiare informazioni con tutte le altre telecamere, con tutti gli altri punti di osservazione, se vogliamo usare questa espressione. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti all'evento finale del progetto Prossimo. Prossimo è l'acronimo di progettazione, sviluppo e ottimizzazione di sistemi intelligenti multioggetto, che è appunto proprio l'oggetto delle tematiche trattate nel progetto.
Io sono Luca Pulina, sono professore associato di informatica presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Università di Sassari e responsabile scientifico di Prossimo. Durante questo evento avremo modo di condividere quelli che sono i risultati ottenuti appunto nel corso del progetto. Questo evento sarà anche nel nostro canale Twitter, che si chiama Ci Prossimo, e chi vorrà appunto porre delle domande potrà anche usufruire di questo canale. Passo quindi ora la parola alla professoressa Filigheddu, direttrice del Dipartimento di Chimica e Farmacia per i saluti, e poi alla dottoressa Orru di Sardegna Ricerca. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno Luca. Ringrazio tutti i presenti, saluto tutti i presenti, colleghi e tutti gli altri graditi ospiti. È un onore per me come direttore e direttrice del Dipartimento di Chimica e Farmacia essere qua a dare i saluti e a presentare l'evento. Veramente un onore, mi congratulo con i colleghi del Dipartimento di Chimica e Farmacia, che abbraccia tante competenze oltre a quelle che scientifiche oltre a e di ricerca, oltre a quelle che il nome stesso del Dipartimento esprime, e abbraccia anche tante collaborazioni attraverso i diversi corsi di studio che vedono appunto coinvolti molti colleghi dell'Università di Sassari attraverso appunto dei corsi di studio interdipartimentali. Quindi la nostra rete è vasta, è importante ed è strettamente legata e affezionata, userei questo termine, alle tematiche di questa bellissima iniziativa, di questa conclusione. Ecco, diciamo che la parola trasferimento psicologicamente è sempre un po' destabilizzante, e in questo caso vediamo i risultati di un progetto che lega la nostra ricerca al territorio e soprattutto al tessuto più importante del territorio, a quello produttivo. Per cui veramente ringrazio la Regione Sardegna, ringrazio Sardegna Ricerche e tutti i colleghi, e vi auguro buon lavoro e buon proseguimento. Salute a tutti. Buongiorno a tutti, sono Sabrina Rudi, Sardegna Ricerche, sono la responsabile del settore networking, diciamo l'ufficio di Sardegna Ricerche che si occupa di progetti collaborativi e progetti top down, sono appunto progetti di rete che raggruppano imprese e che hanno in questo caso portato avanti i progetti top down. I progetti top down sono ben 35 i progetti che abbiamo finanziato e oggi siamo alla conclusione di questa lunga maratona di presentazione di risultati finali. Voi siete i 35esimi che insomma presentate i risultati finali del progetto e quindi insomma siamo qua per vedere insomma ciò che ha prodotto questo progetto in termini di risultati. I progetti top down nascono infatti con l'intento di mettere in correlazione il mondo della ricerca, quindi università, centri di ricerca, col mondo delle imprese, poiché le imprese sono sempre meno strutturate ad organizzarsi per svolgere l'attività di ricerca in autonomia, e dall'altro i centri di ricerca cercano sempre di capire quali sono le esigenze del mondo imprenditoriale per, come dire, tarare meglio i loro interventi e i loro ambiti di ricerca e di attività che svolgono nello specifico. Questi progetti hanno il principio lungo tutto il periodo insomma del progetto, che è durato ben più di 30 mesi perché c'è stata la proroga ahimè per questa pandemia che ha coinvolto un po' tutti e quindi ci ha costretto insomma ad allungare i tempi e a fare anche questo evento che avremmo voluto fare volentieri in presenza, invece eccoci qua online, almeno così riusciamo un po' a condividere insieme quelli che sono come dire, gli obiettivi del progetto. Quindi dicevo, sono progetti che hanno il principio della porta aperta, quindi lungo questo periodo tutte le imprese potevano aderire in qualsiasi momento e comunque tutti i risultati del progetto sono sempre stati resi disponibili nel sito di Sardegna Ricerche, alla pagina dedicata al progetto prossimo e verranno resi disponibili anche insomma sulla repository di Sardegna Ricerca e PIARC. Quindi comunque
nascono con l'obiettivo di fare anche attività di animazione economica e di diffusione, quindi questo evento è proprio, si inserisce in questo contesto, cercare di diffondere il più possibile ciò che è stato sperimentato in questo progetto. Vi saluto dalla parte della collega, la dottoressa Daniela Cossu, che ci sta seguendo, ahimè ci può solo sentire, non è potuta intervenire, l'avrebbe fatto molto volentieri, anche perché è lei che vi ha accompagnato in questo percorso, insomma vi ha sempre supportato. Siamo qua a disposizione soprattutto perché vogliamo capire se questo strumento, siamo in conclusione di programmazione e siamo in fase di definizione delle nuove attività da proporre per la nuova programmazione comunitaria, e quindi cerchiamo di capire se questi strumenti top down nello specifico funzionano, quali sono ciò che è andato bene, quali sono le criticità, sentire anche la voce delle imprese per capire insomma quali sono le loro eventuali esigenze che possiamo soddisfare con eventuali altre attività da porre in essere con la nuova programmazione. Per il momento vi ringrazio e comunque siamo qui a disposizione insomma, per rispondere se qualcuno ha qualche dubbio o curiosità da chiederci. Grazie. Bene, allora, come avete potuto sentire nel video introduttivo, quando si parlava degli obiettivi e delle motivazioni del progetto, prossimo tratta tematiche che sono estremamente rilevanti, in particolare nell'ambito dell'industria 4.0, che possono avere appunto un impatto in quello che è lo sviluppo economico e di conseguenza anche dal punto di vista occupazionale, pensando anche a quelle che sono le giovani generazioni dei nostri studenti. Queste infatti sono tematiche che sicuramente rientrano appieno in quello che è tutto il processo di trasformazione digitale, trasformazione anche ecologica, di cui si parla in particolare negli ultimi mesi, anche dovuto ai potenziali cambiamenti nel nostro approccio a vari aspetti dell'economia causati dal Covid-19. Tornando a quello che è diciamo, l'aspetto in particolare trattato dal progetto, la principale attività svolta nell'ambito di Prossimo è stata certamente quella di trasferire la tecnologia relativa ai prodotti delle nostre attività di ricerca, tecnologia appunto che coprono quelle che sono diverse fasi dell'attività progettuale in un artefatto, a quella che era un insieme di piccole e medie imprese, appunto al cluster dei partecipanti a Prossimo. Tali tecnologie sono appunto comprese in una serie di strumenti software che sono stati usati durante le sperimentazioni e che vedremo adesso in un breve video che vi condividerò. Gli strumenti software che abbiamo sviluppato sono certamente focalizzati su quella che è la progettazione e la verifica di sistemi. Abbiamo sviluppato questi tool in collaborazione con l'Università di Genova. Abbiamo strumenti certamente per la progettazione e la verifica di diversi aspetti che possono riguardare lo sviluppo di un sistema intelligente, di un sistema cyberfisico nello specifico. Abbiamo uno strumento che permette di verificare la consistenza di specifiche tecniche, che si chiama RecV, e che dà appunto una risposta di carattere formale, vale a dire sicuro, nel controllo di consistenza di tali specifiche tecniche. Abbiamo un altro strumento che si chiama RecT, che dato appunto un insieme di specifiche tecniche è in grado di generare una serie di test che possono essere poi effettuati per l'accertamento del corretto funzionamento del sistema che stiamo trattando. Abbiamo anche un altro sistema che si chiama HAC, che riguarda la modellazione in ambito formale e la relativa verifica dei comportamenti sviluppati dalle funzionalità di un sistema. Il Multidata Flow Composer Tool è un ambiente di sviluppo per piattaforme hardware riconfigurabili. È stato sviluppato in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, ma adesso vede collaborazioni anche con altre diverse realtà italiane come l'Università degli Studi di Modena Reggio Emilia o l'Università degli Studi dell'Aquila. È un tool che è stato proposto alle aziende
per lo sviluppo delle loro applicazioni su dei nuovi possibili target architetturali come le piattaforme eterogenee che ultimamente stanno diventando sempre più appetibili a livello internazionale. In particolare possiamo suddividere i nostri risultati in quattro principali filoni: quello della ricerca, in cui appunto abbiamo utilizzato questa opportunità per affinare e migliorare quelle che sono le tecniche implementate negli strumenti software prima menzionati nel video. E qui i risultati che abbiamo ottenuto sono stati presentati nell'ambito di prestigiose conferenze internazionali e pubblicati su riviste scientifiche di riferimento del settore. Abbiamo certamente ottenuto dei risultati, lasciatemi dire, anche importanti per quanto riguarda la formazione. Abbiamo offerto appunto seminari sia per trasferire quelle che sono le tecnologie che stavano dietro agli strumenti utilizzati nell'ambito delle sperimentazioni del progetto, sia alcune tematiche che possono essere di supporto per portare avanti un'attività assieme a questi strumenti. Penso soltanto alla questione dei brevetti e alla proprietà intellettuale. Certamente fondamentale è stato il risultato relativo e l'attività che ha portato al risultato relativo al trasferimento tecnologico, dove appunto incontri anche di sperimentazione, anche individuali, o meglio nell'ultimo anno ciò che purtroppo le disposizioni per l'epidemia ci ha permesso di fare, appunto la sperimentazione su particolari tematiche individuate per ogni azienda nell'ambito degli scenari, ha permesso l'individuazione di quelli che sono problemi specifici che possono essere appunto di interesse per l'azienda per portare appunto avanti le loro attività. Importantissimo è stato anche l'aspetto del networking. Il prossimo ha permesso appunto quella che è la creazione, ma anche il consolidamento, sia di rapporti tra noi università e le diverse aziende, sia tra le aziende. Questa collaborazione ha permesso anche quella che è la preparazione e la presentazione di richieste di finanziamento per programmi sia nazionali che internazionali e sul finire del progetto con alcune aziende è stato anche avviato un discorso relativo all'applicazione delle tecnologie che abbiamo studiato e sperimentato in problemi strettamente ricollegabili a interessi o a prodotti delle aziende stesse. Bene, questa era appunto una panoramica di quelli che erano i risultati che abbiamo raggiunto, poi i dettagli sono e saranno pubblicati in quello che è il sito web. Ricordavo appunto, questo mi dà il là per ricordare una cosa importantissima, che è l'aspetto di comunicazione e divulgazione. Tutti i risultati che abbiamo ottenuto, le cose che abbiamo preparato, sono state pubblicate sotto diversi canali. Ho già menzionato il nostro canale Twitter, ma sicuramente di particolare importanza è quanto pubblicato nel nostro sito web, in cui è presente tutta la documentazione, sia di carattere tecnico, sia di carattere divulgativo, che anche di formazione e trasferimento, quindi tutte le giornate di formazione organizzate, i webinar, i tutorial online dei diversi tool. Ultimamente abbiamo anche prodotto diversi podcast relativamente alle tematiche del progetto e abbiamo proprio un canale su Spotify del progetto prossimo. Abbiamo anche nell'ultimo periodo realizzato quella che è la newsletter, in cui appunto abbiamo colto l'occasione per ampliare quello che erano le tematiche specifiche trattate nel progetto relativamente a strumenti e scenari d'uso, con tematiche di interesse più generale. Bene, a questo punto direi che... Allora, Luca, mi senti? Sì, ti sento, grazie, c'è la dottoressa Gennaro che è intervenuta. Prego, prego. Bene, proviamo a far parlare il nostro ospite. Certamente, certamente. Vediamo se riusciamo a sentire tutto. Sì, posso introdurlo intanto? Eccoci, ora dovrebbero sentirti.
Mi senti? Sì, sentiamo benissimo. Perfetto, Stefano. Qualcuno mi riesce anche a vedermi? Allora, attualmente sì. Allora, benissimo. Adesso ti vediamo anche. Bene, bene. Allora. Sì, io vi ringrazio e mi scuso, ma... Allora, il casino è determinato dal fatto che io ho una versione di Teams, un'istanza di Teams sulla mia macchina che è ritagliata per funzionare per l'Agenzia per l'Italia Digitale. E quando accedo agli eventi in Teams lo faccio all'interno del browser. Se non che per qualche strano motivo questo evento non era possibile partecipare dal browser. Abbiamo provato diverse cose con diverse credenziali, eccetera, e alla fine siamo passati a Zoom con questa ripropagazione dello schermo grazie all'inventiva di Serena che è riuscita a metterci una toppa. Purtroppo io non vi vedo, non vi sento e la cosa mi secca perché mi sarebbe piaciuto ascoltare molto oggi più che parlare, perché le cose che fate sono di un estremo interesse per me. Io volevo dirvi sostanzialmente oggi, volevo cogliere l'occasione di avere davanti un pubblico qualificato come voi per sollevare tre questioni di policy legate ai temi dell'intelligenza artificiale. Ora, è chiaro che voi fate uso di machine learning, ritengo, avrei voluto ascoltare all'interno delle vostre soluzioni e qui volevo illustrarvi il fatto, condividere con voi questa idea, che siamo di fronte a una discontinuità epocale perché per la prima volta abbiamo delle macchine che non sono, che sono probabilistiche, che sono intrinsecamente probabilistiche. Cioè noi abbiamo delle leggi, abbiamo una direttiva europea, che è la direttiva Machinery, che dice questo oggetto qui è rotto oppure no, è difettoso oppure no. E nel momento in cui è difettoso poi subentra allora ci può essere un'errata manutenzione da parte di chi ce l'ha in carico, un errato uso, oppure ci può essere un difetto nel prodotto, se non ci sono errori di uso o di manutenzione. Se c'è un difetto del prodotto, poi intervengono la direttiva liability per le responsabilità civili ed eventualmente penali. E nel momento in cui noi mettiamo machine learning all'interno di una macchina, e poi soprattutto una macchina che interviene nel mondo fisico come quelle che fate voi, e cessiamo di avere macchine deterministiche, cioè ad un certo punto noi sappiamo che ci saranno delle predizioni errate e queste predizioni errate non sono difetti, è una macchina perfettamente programmata, addestrata, dati perfetti, algoritmi perfetti, addestramento perfetto, funzionamento perfetto, manutenzione perfetto, uso perfetto, la macchina fa una predizione errata perché è nella sua natura. E allora questa cosa qui ci pone di fronte a un problema. Nel caso in cui da questa macchina, dall'uso di questa macchina, che può essere una delle vostre telecamere, uno dei robottini con cui che fate, nel momento in cui queste macchine interagiscono con qualcuno e provocano un danno, di chi è la responsabilità? Questo è un grosso tema, il tema della responsabilità civile e della responsabilità penale nell'era che è la fine delle macchine deterministiche. Questo è un grandissimo tema perché il nostro quadro regolamentare oggi non lo prevede. Oggi prevede il fatto che una macchina o è difettosa o non è difettosa, non macchine non difettose che fanno predizioni errate, che fanno degli errori. E questo è veramente una situazione complicata, molto difficile da far capire, e quindi io vi esorto ogni volta che parlate con politici, legislatori, eccetera, a sollevare l'attenzione su questo tema, perché è un tema fondamentale che rischia di andare a detrimento dell'adozione delle tecnologie, perché nel momento in cui, immaginatevi cosa succede se un giudice si deve trovare a valutare l'effetto di una macchina che fa qualcosa, che produce
non ha riconosciuto una cosa, una delle vostre telecamere che non ha riconosciuto una cosa, e non riconoscendo una cosa ne deriva un danno. La persona che ne trae il danno vi fa causa, e di chi è la colpa? E spiegatelo a un giudice che non c'è colpa. No, e dice no, ma la roba non è stata fatta a regola d'arte. Come fai a dire che non è stata fatta a regola d'arte? Vi passa la voglia di fare telecamere intelligenti o di fare robottini intelligenti. Quindi è necessario andare verso l'adozione di un framework regolamentare che incorpori il fatto che esistono macchine perfette che ogni tanto sbagliano. Qui poi si innesca tutto un altro tema, che è cosa succede relativamente al danno provocato da questa cosa, da questo fatto. Cioè, se ne deriva un danno, come faccio io a dire rientra nei dati di targa della macchina? Io dico una volta ogni 100.000, non so, una volta ogni 1.000 sbaglia. Il cliente decide di comprarlo, è avvertito che una volta ogni 1.000 sbaglia, e poi quello accende la macchina, dopo 3 volte sbaglia. Come fa a dire che è successo una volta ogni 1.000? E come fa a dire che è successo una volta ogni 1.000 su tutta la popolazione delle macchine? Perché poi magari è più concentrata in una che in un'altra. E quindi il tema delle macchine non deterministiche ci porta dietro 2 conseguenze. La prima, di considerare non il singolo evento ma il comportamento complessivo rispetto a dei dati di targa, per i quali naturalmente è necessaria una qualche forma di certificazione. Chiaro che se devo tirar su o giù una tapparella il problema non c'è, ma se è un oggetto che deve fare qualcosa, riconoscere una situazione per evitare un danno o per assistere un anziano o una telecamera in una spiaggia per riconoscere che c'è qualcuno che sta affogando, che ne so, situazioni di questo genere, ci possono essere le conseguenze anche gravi per le persone. Quindi bisogna riconoscere il fatto che non ci si può limitare al singolo evento, ma che bisogna guardare il singolo evento rispetto ai dati di targa nell'intero lifespan del dispositivo, ma non solo di quel dispositivo, ma dell'insieme dei dispositivi, perché poi magari ce n'è uno che produce l'errore, ma ce ne sono altri 500 che non producono la predizione errata. E quindi qui naturalmente ci sarà un tema di certificazione, di omologazione dei procedimenti, di verifica dei progetti, in alcuni casi chiaramente non le cose più semplici, verifica dei processi con cui le cose vengono fatte e via dicendo. E questo è quindi, diciamo, da un certo punto di vista è un po' simile rispetto a quello che facciamo per i farmaci, no? Il singolo farmaco può causare anche la trombosi, però complessivamente il vantaggio per l'umanità è immenso, e conseguentemente accettiamo quel minimo rischio in più, ammesso che poi ci sia, perché va valutata la correlazione. Quindi vedete anche quanto è difficile trovare una correlazione, e un senso di causalità ancora di più. Stabilire una correlazione fondata, trovare che la correlazione è un nesso di causalità e poi andare a fare il bilancio è un tema molto complicato. Però queste cose che stiamo facendo per i farmaci, in alcune applicazioni di intelligenza artificiale, in particolare quelle legate a oggetti fisici che poi deambulano, vanno in giro da soli, saranno sicuramente, sono un fattore abilitante e determinante per lo sviluppo di un mercato intorno a questi dispositivi. E purtroppo i quadri regolamentari attuali non lo prevedono, e andranno adattati. C'è un'altra cosa sempre qui, ed è il tema che questo vi riguarda come progettisti, ed è il tema di quello che noi a Bruxelles abbiamo chiamato il redress by design, cioè il fatto che le macchine fanno delle predizioni errate, lo sappiamo, bisogna cercare di evitarlo. Voi salireste su un aereo guidato solo da un algoritmo di machine learning? Io no, vorrei che ci fosse un human in the loop, perché la macchina non ha coscienza di quello che avviene. Quindi se fa una predizione errata dice vabbè, picchio, è come è successo col Boeing 737, lì non era neanche intelligenza artificiale, picchio e l'aereo. E io vorrei che ci fosse sempre un human in the loop, che nel momento in cui c'è una situazione eventualmente molto grave, sapendo che cosa sta facendo, prenda una decisione. Vi ricordate forse quel militare russo che aveva evitato di schiacciare il famoso bottone per il lancio del missile quando c'era un sensore guasto?
il fatto appunto, e quindi noi che cosa ci aspetteremmo? Ci aspetteremmo che quando c'è una decisione che può impattare severamente sulla vita delle persone, ci sia una concordanza tra, come minimo una ridondanza di sistemi, tre sistemi diversi, fatti con algoritmi diversi, addestrati su dati diversi, quando c'è una discordanza di predizioni interviene un uomo, questo è un esempio. Oppure quando c'è una predizione che predice qualcosa che può essere avere degli effetti negativi sulla persona, una telecamera usata in un aeroporto per riconoscere qualcuno dei terroristi che blocca una persona che sta andando al matrimonio della figlia, eccetera, no? Cioè, quando c'è, se ci sia la possibilità, la procedura che preveda il fatto che quando ci può essere una conseguenza per la persona intervenga una procedura o un sistema ridondante, una procedura alternativa dove ci siano delle persone, degli umani che possano prendere la decisione assumendosene la responsabilità. Quello che abbiamo chiamato appunto redress by design, che va al di là della singola macchina, riguarda anche l'addestramento delle persone che si trovano a usare quella macchina e i processi, le procedure all'interno in cui quella macchina è calata. Pensate al medico che usi un sistema. Adesso voi fate delle macchine con riconoscimento, telecamere che fanno riconoscimento di cose, no? Immaginatevi, tutta l'attività diagnostica per immagini sarà sostanzialmente assistita da macchine, no? Cioè è impensabile che le facciamo usando gli umani non scalano, le macchine sì, quindi sarà fatto da macchine. Questo ci consentirà di abbattere il costo della diagnostica e di fare una diagnostica infinita e quindi di farci la diagnostica sui nei della schiena mentre facciamo la doccia, benissimo, magari con la vostra telecamera. Questo riconoscimento che viene fatto può produrre delle decisioni negative per delle persone. È importante che ci sia un meccanismo di redress by design per evitare che da questo possano derivare delle conseguenze negative per le persone. Tutte queste cose di cui vi sto parlando nascono dal fatto che le macchine non sono più deterministiche, che le macchine diventano statistiche e noi non siamo abituati a lavorare con macchine statistiche. E avremo bisogno di un cambiamento regolamentare, perché se non facciamo questo passo regolamentare tutta l'economia di queste cose in realtà si frena soprattutto nei paesi di civil law come noi, meno nei paesi di common law come gli Stati Uniti e UK, ancora meno come nei paesi tipo la Cina o cose del genere, dove lì diciamo che sono interessati più al recall che alla precisione, più al recupero che alla precisione. Niente, mi sarebbe piaciuto molto ascoltare e conoscere i vostri lavori. Purtroppo non è stato possibile, il tema della security è un casino e questa volta si è messa di traverso e non mi ha consentito di accedere. Spero che ci sia una prossima occasione in cui io possa venire in Sardegna. Mia moglie, che è lì fuori, continua a dire ma perché non ci andiamo in Sardegna? Ecco, magari veniamo in Sardegna e spero di poter venire a trovarvi. Mi dispiace che sia andata un po' così oggi, portate pazienza. Grazie Stefano, ringrazio ancora tantissimo per aver veramente trovato il tempo di intervenire qui da noi e ovviamente non appena la situazione generale lo prevederà saremo veramente lieti, mi sento di parlare anche se non sono titolato ma anche a livello di dipartimento di invitarti per sicuramente un intervento estremamente interessante. Io condivido veramente parola per parola ciò che hai detto, tant'è che una delle mie tematiche di ricerca, che non è specificatamente trattata nell'ambito del progetto, ma ci lavoro ormai da tanti anni, è proprio l'explainability delle AI. Io lavoro molto sulle tecniche di verifica formale per le reti neurali, in modo da limitare il fenomeno che dicevi tu prima. Avrai da lavorare ancora per un sacco di tempo, temo. Ma adesso tanto
diciamo che 10 anni fa eravamo in 3 a lavorarci, adesso un ultimo survey paper, neanche troppo recente, ma del 2018, ha fatto la survey di più di 200 paper su questo, quindi diciamo che in tanti... È un tema fondamentale, perché è il tentativo di rendere una cosa rotonda e metterla all'interno di un buco quadrato, quando invece conviene più facile dal mio punto di vista cambiare il buco, cioè se noi facciamo un adeguamento regolamentare, l'explainability chi se ne frega, uno dichiara dei dati di targa, poi tu osservi il risultato, se il dato di targa è conforme va tutto bene, se è difforme ne paghi le conseguenze, cioè esistono dei modi alternativi, basta cambiare il quadro regolamentare per liberare l'industria, l'explainability è... Cioè, ti auguro fortuna perché ce l'auguro per tutti. Temo che sia una cosa veramente molto, molto, molto complicata. Sì. Veramente molto complicata. Cioè, perché poi, diciamoci anche l'altra cosa, l'ambiente è dannatamente complicato da proteggere. Che ne sai tu che non sei stato oggetto di un attacco, di un avversario all'attacco, che cioè, so cazzi, cioè, detto in italiano, sono veramente problemi. Vabbè dai, buon lavoro ragazzi, mi dispiace non essere lì e non aver potuto partecipare in modo migliore. Grazie ancora, ricordo che Stefano è attualmente presidente del comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, è membro del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale della Commissione Europea, è anche membro del comitato guida dello UN Sustainable Development Solution Networks. Vorrei poi aggiungere che Stefano è stato anche membro del Parlamento italiano nella 17ª legislatura, membro della Commissione per i diritti e i doveri in Internet della Camera e leader dell'intergruppo parlamentare per l'innovazione tecnologica. Le cose più interessanti sono quelle che devo ancora fare. Sì, sì, ma mi piaceva poi riprendere un passaggio di un libro che hai scritto veramente recentemente per appunto incentivare quella che poteva essere la discussione. Infatti è proprio da un passaggio del libro che vorrei continuare a sviluppare questa discussione. Nel capitolo 4, infatti, del tuo libro si parla appunto di etica dei dati, di come siano i dati che nel codice di un programma possano proiettarsi insieme di valori, ma anche pregiudizi e convinzioni. Insomma, si parla di quella che è la non neutralità delle tecnologie che menzionavi prima. Se mi permetti, leggo dal testo velocemente a beneficio dell'audience. Allora, l'impenetrabilità delle reti neurali può avere numerosi effetti eticamente problematici. Ad esempio, può incoraggiare atteggiamenti per cui nessuno si sente realmente responsabile dei danni causati dal mero funzionamento dell'algoritmo. Si pensi in alternativa al caso in cui l'opacità degli algoritmi rende difficile capire se certe decisioni prodotte da sistemi di raccomandazione siano basate su ragioni eticamente condivisibili o su correlazioni spurie o inammissibili dal punto di vista morale, con ovvie conseguenze sulla fiducia sociale accordata a chi crea e usa questi sistemi. In più diventa davvero complesso stabilire dove andare a intervenire per risolvere il problema e quali strategie di programmazione e raccolta dati mettere in atto per riallineare il sistema alle relative esigenze etiche. Beh, qui siamo in un contesto di ormai tutti i sistemi data driven, quindi scusate, per tutti i motivi passati in rassegna, la necessità di impegnarsi nella programmazione di sistemi di intelligenza artificiale che siano interpretabili e comprensibili, è un compito tecnico importante e ampiamente discusso, che è supportato da esigenze di carattere etico. A riprova del fatto che l'etica non è assolutamente una dimensione separata rispetto alla progettazione e allo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale. Essa gli appartiene tanto intimamente da influenzarne prospettive di analisi e linee di ricerca. Così come pregiudizi e disvalori possono essere proiettati nelle tecnologie di intelligenza artificiale, allo stesso modo è possibile pensare tecnologie che abbiano proprio lo scopo di aiutarci a diffondere e concretizzare ciò che ci sta a cuore. Lungo questa linea di pensiero possono essere immaginate intelligenze artificiali etiche, ovvero sistemi che siano progettati sin dall'inizio come supporto al miglioramento morale della vita individuale e sociale. Scusate. Beh, sono certo che in queste righe ciascuno di noi avrà trovato degli interrogativi a sua volta. Allora, vi racconto un aneddoto. Sì, dai, prego, prego. Vi racconto l'aneddoto che è questo. Alla mattina, quando ero in Parlamento a Roma, alla mattina andavamo a camminare in un piccolo gruppetto di parlamentari.
cioè a seconda dell'orario a cui cominciava, ogni tanto la commissione era alle 8:30 di mattina, quindi uscivamo alle 7:30, 6:30 e dovevamo fare queste lunghe passeggiate, 1:30 in giro per Roma, a passo spedito, no? Un po' di moto. E una delle persone, il principale animatore di questa cosa è un sardo, che era l'onorevole Vargiu, Pierpaolo Vargiu, che è un medico. E parlavamo sempre di machine learning e medicina. E lui diceva, guarda, i laboratori di analisi non fanno più le analisi, confermano le analisi fatte dalla macchina. Se poi le analisi sono particolarmente sballate, succede che ritarino la macchina, cosa che dovrebbe essere fatta tutte le mattine, cioè c'è un protocollo da seguire, dopodiché però quello che dice la macchina è la verità, non è che si mettono lì con le pippette, eccetera. Con la diagnostica per immagini, con l'intelligenza artificiale, il medico ha un incentivo a confermare sempre la diagnosi fatta dalla macchina. Perché se la macchina dice malato quando è sano, il medico se dice sano, va contro la macchina. Cosa succede se poi la persona invece si verificava malata? Che ti dice, persino la macchina ti aveva detto che era malata. Se viceversa tu dici, la macchina dice malato, tu pensi che sia sano, ti conviene dire malato, perché se sbagli, gli dai una terapia sbagliata, comunque puoi dire, guarda, anche la macchina l'aveva detto. Quindi tu comunque hai un incentivo a confermare sempre la diagnosi della macchina. E questo è un problema, cioè l'uso delle macchine probabilistiche, sapendo che sbagliano, come facciamo a darlo a cuor leggero? Quindi dobbiamo istruire i medici in qualche modo a prendere delle decisioni e non penalizzarli se prendono delle decisioni discordanti da quello che dice la macchina. Ma vallo a spiegare a un giudice sta roba. Per cui io su questo dicevo, bisognerà pensare a dei sistemi, li chiamavo dei meccanismi di prediction poisoning, per cui la macchina pensa che sia malato, però ti dice che pensa che sia sano in modo tale da tenerti sveglio. No, da tenerti reattivo e quindi di avere un atteggiamento critico nel confronto di quello che dice la macchina. Quindi noi sappiamo che una macchina ha 99,5% di precisione, però si porta via un 2-3% perché in più ti dice un 2-3% di palle. Quindi a questo punto devi essere tu sveglio e a fare la tua diagnosi secondo scienza e coscienza. E questa cosa qui sono tutti temi molto complicati, molto divertenti. Vi lascio lavorare. Grazie, ciao, grazie ragazzi. Ancora e ti aspettiamo in presenza il prima possibile. Grazie ancora. Grazie ancora. Ciao. Buona serata. Allora, direi che questo è proprio il momento di cedere la parola alle aziende del cluster di Prossimo. Vedo Danilo, sicuramente, Calzetta di Atena, a cui cedo volentieri la parola per il suo intervento. Buon pomeriggio. Storicamente Atena si occupa di sistemi hardware e gestione data center. In quest'ambito vantiamo molta esperienza e cerchiamo sempre di essere aggiornati. Crediamo che in futuro gli argomenti trattati dal cluster Prossimo saranno sempre più al centro del nostro interesse. L'applicazione di queste tecnologie, orientata ad esempio al monitoraggio dei data center, per noi è molto interessante. Ad oggi, ad esempio, facciamo il monitoraggio di vari data center della sanità e sistemi bancari sul territorio sardo. Sentiamo molto l'esigenza di utilizzare sistemi intelligenti che interpretino automaticamente i dati, anche perché gli apparati ci forniscono sempre più informazioni e per l'operatore è sempre più complicato interpretarle. Di contro, servirebbero dati semplici e immediati, troppe informazioni confondono. E il bisogno di rispondere adeguatamente e velocemente agli incidenti è uno dei motivi per cui partecipiamo a iniziative orientate al mondo IoT e ai sistemi cyberfisici come il cluster Prossimo. Un altro ambito che per noi è molto interessante è sicuramente l'ottimizzazione delle risorse, in quanto infatti permette di gestire ritorni in termini di contenimento dei consumi e quindi anche dei costi. Atena internamente ha un reparto di sviluppo software. Questo reparto supporta l'azienda nella gestione dei processi interni e sviluppa prodotti per il mercato B2B. In quest'ottica, l'introduzione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, come quelle dei casi d'uso 2 e 3, potrebbero darci un vantaggio competitivo molto importante. Ad esempio, in questo momento stiamo sviluppando un prodotto che si chiama Adifacile. È un gestionale per strutture che si occupano di assistenza domiciliare.
dove ci piacerebbe inserire un sistema di supporto alle decisioni per la pianificazione degli interventi. Partecipando al cluster prossimo, abbiamo avuto la possibilità di orientarci e di esplorare questo tipo di soluzioni, anche se esistono da molti anni, infatti, per noi sono un ambito dove abbiamo necessità di sperimentare e acquisire esperienza. E occasioni come la partecipazione al progetto prossimo sono per noi molto utili perché ci danno modo di imparare e sperimentare, dandoci degli spazi che altrimenti con le scadenze e i ritmi quotidiani di tutti i giorni non avremmo occasioni di avere. Grazie. Grazie mille Danilo per il tuo intervento. Allora, adesso vedo che tutti hanno risposto. Ciao Antonio, eccoci, un attimo, metto live. Quindi direi feedback, tu sono online, quindi posso parlare. Sì, sei live. Grazie mille, andrò veloce anche perché prima di tutto ho seguito con molta attenzione i relatori prima di me, sia gli amici di Atena, sia Paolo Quintarelli. Oddio, ho preparato una cosa totalmente diversa, però se siamo entrati nel mondo dell'etica, della responsabilità, della trustiness, sarebbe stato molto interessante approfondire questo discorso e un po' ci proverò. Allora, noi abbiamo aderito a Prossimo, quindi in questo caso abbiamo aderito a Prossimo attraverso l'azienda Lightly, di cui sono amministratore, anche se molti mi conoscono anche come direttore di ricerca e sviluppo di Abicio, quindi mi occupo a tutto tondo dell'attività di ricerca e sviluppo del gruppo. Ho la fortuna di frequentare con successo e con amicizia e per riconoscere la professionalità del team coordinato da Luca e poi anche tutti i partecipanti al progetto e quindi le occasioni per interfacciarci non sono mancate, insomma, è stato interessante anche vedere le relazioni che esistevano tra altri progetti e Prossimo. E a un certo punto però effettivamente sebbene comunque abbraccio e ho la fortuna di condividere tante passioni, attività e progetti con quel team, sul Prossimo abbiamo deciso di concentrarci su un aspetto specifico. L'aspetto specifico era quello legato al Lightly, che produce questo sensore, quindi che è un sensore che si chiama Grumino. E diversamente dai nostri amici americani, è interamente progettato, prodotto e progettato e prodotto in Sardegna. Quindi abbiamo anche la produzione in Sardegna, senza dover mettere solo design in California, per una frecciatina. E quindi questo sensore che produciamo in Sardegna è un sensore di umidità, temperatura e luminosità che, in maniera molto analoga alla Raspberry che avete presentato prima o all'Arduino, è una piattaforma aperta, però già specializzata per i rispettivi legati alle punte di precisione. Cosa vuol dire? Che è un sensore che ha già una serie di è un dispositivo che ha già una serie di sensori tipici col dominio applicativo, quindi un sensore di unità del terreno capacitivo, un sensore di luminosità, un sensore di temperatura e più diverse espansioni, tra cui per esempio la possibilità di controllare una pompa esterna, ulteriori input digitali oppure altri sensori collegati tramite i quello C. Quindi è una piattaforma in più rispetto a quelle che loro stanno già utilizzando, però come tutti i sistemi embedded, sono sistemi che hanno la capacità di stare per pochi, di parlare tantissimo e quindi produrre tanti dati. E quindi essere uno di quei due oggetti che alimentano i processi legati alle reti neurali, alla data mining, alla machine learning, cioè tutte queste parole chiave che in qualche modo hanno bisogno di essere alimentati dalla parte dati. Ecco, in questo caso noi ci siamo concentrati sul discorso legato a come i dati del sensore potessero la caratterizzazione del sensore, in particolare quello capacitivo, potesse modificare il proprio comportamento in base a ulteriori aspetti non previsti. In parallelo a quello che già facciamo con il Dipartimento di Agraria del Space Asset, dove ci siamo invece concentrati con regole ferre, cioè vedere come per esempio la granulometria del terreno, quindi la quanta sabbia o limo, argilla compone il terreno, modifica la lettura dello sensore,
Nello specifico invece del gruppo con Prossimo abbiamo abbracciato un po' altri aspetti, per esempio come questi possono comunque questi dati in qualche modo risentano di ulteriori aspetti che sono temperatura o eventuali altri difetti. Io sono molto in questo momento sono per esempio alcuni aspetti legati alla variazione della tensione massima e della tensione minima. Sono tutte cose che effettivamente se modellate in maniera precisa sono molto complicate e fanno parte di analisi chimico-fisiche molto, molto pesanti, e abbiamo trovato uno strumento in più che ci interessa parecchio, su cui effettivamente abbiamo avuto dei risultati promettenti. Quindi tornando un pochettino al discorso più nobile invece di questa attività qua, quindi non specifico della singola problematica tecnica, anche questo oggetto nel suo piccolo rappresenta tutto quello che è il sistema embedded, quindi tutto quello che è la possibilità di rilevare grandezze dal mondo reale, è uno strumento per avvicinare il mondo del calcolo alle problematiche reali, cioè avvicinare quello che è il mondo virtuale al mondo reale. Certo, questo è lo strumento in mezzo, non sempre sono il fine, quindi mi piace molto l'intervento del filosofo Galimberti, come dice di stare attenti a non confondere il mezzo con il fine. Quindi effettivamente oggi abbiamo degli strumenti, la parte etica ed elegante e nobile di quest'arte, che è dell'arte legata alla programmazione, e quello di fare in modo che questo mezzo venga usato in maniera giusta. Quindi nello specifico l'agricoltura di precisione, nei suoi obiettivi più importanti, va in questa direzione, quindi noi sposiamo appieno. Del piccolo, ecco, qua parliamo di sensore, parliamo di tutte le altre belle cose che il progetto ha fatto. Però in qualche modo ci è piaciuto dire di aver fatto parte di questa famiglia, di questo progetto. Speriamo che si possa replicare. Visto che ci sono anche i finanziatori nel team, quello che posso dire è che così come esistono le Star Protection a livello europeo, sarebbe interessante un modello più vicino alle Star Protection, dove in qualche modo una fase critica, ma quella della gestione dei requisiti, la raccolta delle necessità delle aziende, in qualche modo potrebbe essere finanziata, ecco, così come fa la Supportation, che in qualche modo cercano di creare i meccanismi, i momenti per potersi incontrare. Quindi di per sé non siamo abili, quindi parteciperemo in caso anche con un modello come quello attuale. Grazie, grazie mille Antonio, grazie per tutto il supporto che ci hai dato durante il progetto. Quindi la parola a Serena, che ha con la stessa metodologia di collegamento, così almeno sentiamo il vostro intervento, che poi è la cosa importante, che è in collegamento con altre due persone di altre due aziende del cluster. Perfetto, dovreste sentirci? Sì, ti sento. Allora abbiamo Stefania di Nextage e Davide Riu di Pluribus. Stefania, se vuoi dirci due parole, siamo molto contenti di ascoltarti. Intanto dicevo buon pomeriggio a tutti e volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato comunque al progetto, a Luca che conosco personalmente, so che si è speso molto per questo progetto, e gli altri colleghi che purtroppo non abbiamo avuto molto scambio, perché noi effettivamente siamo una realtà genovese, Nextage è una realtà che nasce da un gruppo di ricercatori di ingegneria biomedica e che quindi appunto siamo a Genova, ma abbiamo anche una sede a Cagliari, quindi purtroppo con diverse difficoltà come un po' abbiamo avuto tutto in questo periodo non siamo proprio riusciti a partecipare appieno come avremmo voluto alle iniziative. Nonostante questo, comunque, siamo riusciti lo stesso a iniziare comunque a lavorare sulle tecnologie di Prossimo, e questo soprattutto grazie appunto a Luca che ci ha continuato a coinvolgere nonostante le nostre difficoltà,
NextEdge nasce come una società che fa progettazione e sviluppo software in ambito medicale, per cui a noi mancava tutta quella parte, diciamo, di machine learning, intelligenza artificiale, tutte queste keyword come sono state nominate precedentemente, per cui noi, grazie un po' a questo trasferimento, siamo riusciti a iniziare un percorso, che non possiamo ovviamente dire finito, ma iniziare un percorso di trasferimento di queste tecnologie nella nostra azienda. Come diceva prima il dottor Quintarelli, il tema dell'intelligenza artificiale abbinato all'ambito medico è ovviamente molto sfidante da diversi punti di vista, ovviamente sia tecnologico che però etico, e con tutte le implicazioni della responsabilità, che sono temi assolutamente irrilevanti su cui dialogare e che comunque devono essere presi in considerazione. Effettivamente, uno dei nostri scopi è quello di provare a creare delle applicazioni che aiutino il medico nel prendere decisioni che ovviamente non si devono sostituire al medico. E qui effettivamente c'è un problema non solo tecnologico, ma anche culturale, come appunto diceva il dottor Puntarelli, perché bisogna che i nostri medici, i nostri operatori sanitari abbiano la giusta formazione per approcciare a queste nuove tecnologie. È un passaggio obbligato come l'introduzione di tantissime tecnologie in ambito medico hanno cambiato il modo di lavorare del medico. Oggi introduciamo un ulteriore strumento, che è quello dell'intelligenza artificiale, che ovviamente deve essere aiutato il medico in questo percorso, e quindi i tecnici come possono essere Luca e comunque tutte le persone che lavorano dal punto di vista tecnico devono anche supportare, e proviamo a supportare i medici nell'utilizzo proficuo di questi strumenti, portando avanti ovviamente le due parti, quindi sia la parte tecnologica sia facendoci promotori di conoscenza, consapevolezza di queste tecnologie. Grazie, grazie, grazie mille Stefania per il tuo intervento, e adesso, sempre con lo stesso metodo, lascerei la parola all'ingegnere Ariu di Pluribus One. Allora, grazie per l'invito intanto, un saluto a Luca, a Serena, insomma a tutto il team dell'Università di Sassari che ha condotto questo progetto. Io mi presento, sono Davide Ariu. Parlo a nome di Pluribus One, che è una delle aziende che ha aderito appunto al progetto Cluster Prossimo. Diciamo, la nostra è una realtà che viene anch'essa dal mondo dell'università, perché siamo una spin-off dell'Università di Cagliari, la nostra area di attività è inerente al settore della cyber security, nel senso che noi come attività principale siamo dei produttori di soluzioni che vengono utilizzate negli ambienti IT tradizionali per il blocco degli attacchi cyber, per esempio per proteggere siti e servizi web che sono esposti pubblicamente su internet e che ovviamente in quanto tali sono oggetto di attacchi. Quindi siamo diciamo una realtà che opera nel settore della sicurezza IT più tradizionale, ecco. Lo facciamo portando all'interno dei nostri prodotti l'utilizzo di tecnologie di machine learning e di intelligenza artificiale, che sono in parte state anche oggetto dell'attività del progetto. Per questo motivo diciamo, abbiamo trovato di interesse diciamo, interessante appunto aderire al progetto Cluster e quindi seguire le attività che sono state portate avanti per svariati motivi. Il primo è che appunto la sicurezza dei sistemi cyberfisici è evidentemente un tema assolutamente rilevante. Insomma, ci ricolleghiamo in maniera abbastanza agevole
a quanto diceva prima il dottor Quintarelli, a quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. Purtroppo allo stato attuale non ancora sviscerata e protocollata a fondo, soprattutto per quanto riguarda tutto ciò che deve essere fatto in fase di progettazione per garantire la sicurezza dei sistemi e quindi conseguentemente il loro corretto utilizzo e l'usabilità su larga scala, che poi ovviamente è quello, l'obiettivo che ci si deve prefiggere per garantire poi anche uno sviluppo economico a tutte queste tecnologie e alle aziende che le propongono. Quindi sicuramente quel lavoro che è stato fatto all'interno del progetto anche per quanto riguarda per esempio la verifica dei requisiti è senz'altro utile in questo senso. L'altro tema anche di sicurezza delle un altro punto rispetto a questo, dal nostro punto di vista è stato sicuramente utile la partecipazione alla Summer School che il progetto aveva supportato e che era stato organizzata da Alghero. Effettivamente lì abbiamo avuto la possibilità di confrontarci più direttamente con dei temi che appunto sono quelli della progettazione dei sistemi cyberfisici con i quali non abbiamo effettivamente modo di confrontarci nella nostra operatività quotidiana. Ugualmente il tema della anche della sicurezza delle tecnologie di intelligenza artificiale è un tema che ci fa piacere particolare piacere sia stato toccato all'interno dei progetti del progetto. Effettivamente è un tema su cui anche noi lavoriamo e siamo interessati a lavorare, quindi ci fa piacere che ci siano delle iniziative appunto come il progetto Cluster che cercano di portare quelli che sono che fino a pochi anni fa erano solo dei temi di ricerca accademica verso il mondo dell'azienda e dell'industria, che è chiaramente il presupposto per fare sì che poi queste tecnologie e metodologie che sono state sviluppate possano essere adottate su scala sempre più vasta. Quindi ecco, sicuramente una valutazione positiva dal nostro punto di vista. Mi ricollego ecco, in questo dal punto di vista della struttura del tipo di azione. Mi ricollego a quanto diceva Antonio prima sulla possibilità eventualmente in vista di occasioni future che possano fornire un seguito a questo e altri progetti cluster che sono stati finanziati con questo bando, appunto la possibilità di prevedere dei meccanismi che possano supportare un coinvolgimento più diretto delle aziende, quindi una loro partecipazione più attiva alle attività. Questo personalmente è uno dei progetti cluster a cui ho partecipato, alcuni appunto li avevamo già vissuti internamente all'interno dell'Università di Cagliari e oggettivamente questo è un tema su cui è probabilmente interessante intervenire, credo che si possa massimizzare ulteriormente l'efficacia di questo tipo di azioni, quindi mi sentirei di caldeggiarlo, tutto qua. Per il resto, ecco, non posso che fare i complimenti e insomma ringraziare ancora Luca e tutta la squadra per averci coinvolto sin dall'inizio. Grazie mille. Davide, sottoscrivo parola per parola, oltre che quello che hai detto in precedenza, in particolare l'ultima tua menzione, che sicuramente coinvolge le aziende in maniera più attiva, anche l'atto del finanziamento è certamente una cosa fondamentale per dare un proseguo a questa attività, sono assolutamente d'accordo. Bene, grazie. Grazie. Allora, l'ultimo intervento che abbiamo in agenda è quello dell'ingegnere De Luca di Abirc. Luca. Oh, buonasera Marco, sei in diretta, sei live, grazie mille di essere intervenuto. Ma come vedo sei in macchina, riesci a intervenire, mi raccomando, senza distrarti troppo, grazie, ti cedo subito la parola. Allora, grazie, non ti preoccupare, io confido nell'intelligenza artificiale della Tesla che mi porti a casa vivo.
No, ho messo il supporto, dai, speriamo, guida lei per me, ma io tengo d'occhio il volante e la strada. E confidando nell'AI di questa macchina, e niente, vi ringrazio innanzitutto della possibilità anche di partecipare al cluster, mi scuso se sono immobile, ma mi sono dovuto fermare un giorno in più a Genova e quindi nel viaggio di ritorno verso Lugano sono dovuto intervenire dalla macchina. Io rappresento ABIRC, che è una società italo-svizzera, abbiamo sia sede in Svizzera con ABIRC S.A. che a Genova, diciamo, la sede storica dell'azienda, e abbiamo anche una sede a Sassari che abbiamo aperto anche grazie alla collaborazione con Luca anche all'interno di questo progetto. Purtroppo il Covid anche a noi ci ha penalizzato pesantemente, perché quando dovevamo fare entrare un po' più nel vivo è stato chiuso l'accesso alla Sardegna sostanzialmente con la questione Covid, tutti in telelavoro, quindi abbiamo avuto questi problemi. Noi ci occupiamo di sviluppo software e consulenza, in particolare nel settore ferroviario, già da molti anni, più di 15 anni, dove facciamo sistemi di monitoraggio remoto di veicoli, diagnostica, anche diagnostica, manutenzione predittiva. È in tal senso che è nato un po' l'interesse per il prossimo, anche da collaborazioni già in atto con Luca, ad esempio, soprattutto legate all'introduzione di algoritmi di intelligenza artificiale nell'ambito della manutenzione. Quindi, per passare dalla manutenzione, diciamo, standard preventiva alla manutenzione su condizioni, alla manutenzione predittiva. Quindi introdurre queste tecnologie nell'ambito manutentivo per ottimizzare il processo manutentivo sia in termini di efficienza, efficacia nel rilevamento preventivo di guasti, quindi riduzione di fermi macchina che nel ferroviario sono molto importanti e pesanti se si ferma un treno, molto più che magari in altri settori, e nel poter risparmiare per poter passare dalla manutenzione standard e classica a una manutenzione su condizione predittiva che permette una diminuzione e ottimizzazione appunto delle manutenzioni che sono anch'esse molto care e incidono molto sui costi di gestione degli asset ferroviari. È stata occasione anche partecipare al cluster per poter conoscere altre aziende con le quali abbiamo presentato anche dei progetti di ricerca e ci siamo piazzati bene, poi c'erano pochi fondi, ma comunque sono state esperienze fondamentali, interessanti, anche perché non solo per la tecnologia ma anche per il networking, che mi sembrava fosse anche questo uno dei progetti, dei punti principali del progetto. Non vi tedio ancora. Voglio solo ringraziare tutti, ringraziare Luca anche per averci comunque anche noi incluso, nonostante la difficoltà dovuta alla distanza e all'impossibilità quasi totale di intervenire di persona e di dover svolgere le attività tutte da remoto. Grazie mille a te, ti lasciamo continuare a guidare in sicurezza, nonostante il supporto di intelligenza artificiale, ma in questo caso magari meglio privarsene un puntino. Grazie ancora per l'intervento. Bene, ringraziando quindi ancora l'ingegnere De Luca per il suo intervento, direi che ci avviamo alla conclusione dei nostri lavori. Allora, passiamo quindi alla parte dei ringraziamenti. Sicuramente questo è stato un grande progetto, molto esteso, quindi le persone da ringraziare, gli enti da ringraziare sono veramente tanti. Ringrazio in primis Sardegna Ricerche, in particolare la dottoressa Cossu, che ha seguito passo passo e ci ha guidato verso quelle che erano il raggiungimento dei nostri obiettivi. Ringrazio anche la dottoressa Orru, che è riuscita a intervenire oggi col suo, diciamo, intervento molto esplicativo e molto puntuale sui progetti cluster. Ringrazio nuovamente. Certamente devo ringraziare l'Ateneo, l'Università di Sassari, il Dipartimento di Chimica e Farmacia, tutto il personale, sia le varie direzioni che si sono succedute, sia il personale amministrativo che ci ha supportato molto per la parte appunto amministrativa del progetto. Un grande ringraziamento va certamente a tutte le persone che hanno collaborato nel nostro laboratorio in questi anni, nel laboratorio IDEA, appunto con me, con la professoressa Palumbo, penso alla dottoressa Laura Pandolfo, all'ingegner Simone Vuoto, all'ingegner Rubato, sicuramente sto dimenticando qualcuno, l'ingegner Fanni, la dottoressa Santoni,
la dottoressa Sini che ci ha supportato tantissimo, un ringraziamento particolare va veramente a lei quando c'è da organizzare le attività in presenza, senza il suo supporto tutte le nostre giornate formative di sicuro non sarebbero potute effettuare. Certamente poi il più vivo ringraziamento va veramente di cuore a tutte le aziende del cluster e alle persone in particolare che hanno seguito Prossimo, perché ovviamente senza il loro intervento, senza il loro supporto e senza gli interessanti casi e gli spunti di ricerca e di collaborazione che ci hanno portato, tutto ciò non sarebbe stato possibile. Ringrazio infine la dottoressa Serena Gennaro e il dottor Manconi che hanno reso possibile, diciamo, la parte comunicativa di questo evento. I filmati che avete potuto vedere sono gran parte dovuti al loro lavoro, e proprio con un filmato in cui vengono riassunti quelli che sono un pochettino i feedback delle aziende partecipanti e i ringraziamenti conclusivi, vorrei concludere questo evento. Grazie a tutti per l'attenzione, il filmato, e chiaramente se avete voglia di fare domande, approfondire, trovate tutti i nostri contatti sul sito web clusterprossimo.it e sul nostro account Twitter. Oh, prego, aspetti che la mando anche in video, ecco qua. Grazie sicuramente per gli interventi precisissimi che sono stati fatti. Ringrazio le imprese in particolar modo perché insomma le ho viste abbastanza partecipi, insomma interessate anche a dare la loro testimonianza, che per noi è importante anche capire che sicuramente i risultati sono quelli di aver fatto networking, mi pare di capire, aver avuto un trasferimento di conoscenze, quindi avere anche dei momenti di approfondimento di tematiche, considerato che in questo particolare periodo di difficoltà di vedersi da vicino, probabilmente già la parte di formazione e approfondimento su tematiche di loro interesse, per noi già questo è un buon risultato. Volevo aggiungere rispetto ad alcune sollecitazioni di maggiori risorse a favore delle imprese, per gli interventi successivi volevo fare delle puntualizzazioni. Sicuramente Saringa Ricerche ha avuto in campo tutti i bandi specifici per dare aiuti alle imprese, e alcuni di quelli che sono intervenuti so per certo che hanno partecipato ai nostri bandi di ricerca e sviluppo, quindi quando servono aiuti specifici sicuramente gli strumenti in campo ci sono, li metteremo e li rifinanzieremo con la nuova programmazione. Quindi il maggiore coinvolgimento, per le prossime edizioni di tipologie di progetti cluster, perché su quelli poi dobbiamo anche continuare ad operare, vedremo insomma di tararli meglio, partire anche dalle loro esigenze, quindi anche l'altra sollecitazione era quella di mappare le esigenze delle imprese per costruire meglio dei progetti che siano, più interessanti e che gli consentono di partecipare in maniera più attiva. Ecco, volevo giusto raccogliere quelle che erano le sollecitazioni da parte delle imprese, perché per noi anche il loro feedback è importante. E ovviamente ribadisco i saluti e i ringraziamenti da parte della dottoressa Cossu che ci sta seguendo, insomma anche lei avrebbe voluto ringraziare di persona, ma lo faccio io da parte sua. Grazie ancora. Grazie ancora e vi lascio quindi al video conclusivo. Tutte le aziende del cluster, sin dall'inizio del progetto, si è creata subito una forte sinergia. Uno degli obiettivi di Prossimo era quello di creare un network solido e un ambiente collaborativo, e veramente ci possiamo dire soddisfatti dei risultati raggiunti nonostante l'ultimo anno di progetto si sia svolto in piena pandemia. Prossimo ha delle basi molto forti per quello che riguarda Cyber Physical System e Internet of Things, che sono le parole chiave che ha dettato la Commissione Europea. L'azienda in sé, quindi Refri, si prestava già bene, perché queste parole chiave facciamo parte del nostro background. E con Prossimo quindi abbiamo però fatto un passo in più, abbiamo introdotto delle tematiche che è molto particolare, per esempio machine learning, deep learning, l'intelligenza artificiale all'interno dei sistemi embedded. Questo è estremamente interessante perché l'oggetto in sé, in questo caso era il nostro sensore, non solo diventa non solo un sensore che trasmette i propri dati,
ma è anche un elemento di calcolo. Perché è stato importante per noi avere Prossimo al nostro fianco nel momento in cui abbiamo accettato una sfida così grossa? Avere un intero modulo da sviluppare completamente in azienda per una macchina che andrà in produzione è la crescita, vuol dire diventare grandi. Diventare grandi quando al tuo fianco hai degli esperti che sono in grado anche di farti fare un prodotto finale migliore, perché è meglio controllato, meglio verificato e meglio testato, ci ha dato quella tranquillità e sicurezza per andare ad affrontare questa sfida che ancora ci vede protagonisti. È stato molto interessante partecipare ad un progetto cluster perché ci ha consentito di interagire non soltanto con l'università ma anche con le altre aziende e capire gli orientamenti del mercato, gli orientamenti della ricerca e trovare quindi nuovi spunti su quelle che possono essere le tecnologie del futuro. Oltre a questo è molto importante comunque per le aziende del territorio, in particolare per le aziende del territorio sardo, riuscire a creare anche una rete di relazioni con le altre aziende con cui collaborare, perché questo può essere un reale valore aggiunto di un progetto cluster di questo tipo. La commissione tra le competenze aziendali e quelle dell'università sicuramente ci ha consentito di arricchirci. Arrivando poi infine agli strumenti, riteniamo sicuramente interessante il prototipo che è stato sviluppato, perché consente appunto una verifica dei requisiti e quindi può essere utile anche in termini di garantire la sicurezza dei sistemi che vengono sviluppati attraverso appunto quei requisiti di sicurezza che dovrebbero essere introdotti già dalle fasi di design delle soluzioni, delle piattaforme. Il cluster Prossimo per noi è stato interessante fin dall'inizio, infatti abbiamo aderito subito come azienda. E tra le tecnologie che abbiamo visto del progetto, quella più interessante è sicuramente quella legata al Knowledge Representation and Reasoning. Nel nostro caso vorremmo provare, e stiamo iniziando in realtà a provare queste tecniche su delle linee guida, ma di ambito medico, per arrivare poi a dare delle raccomandazioni ai clinici. La parte che ci era più interessata è relativa, diciamo, alla sicurezza. Quindi tutto ciò che riguarda le parti di machine learning relative alla sicurezza e alle celle robotiche, quindi come riuscire a far comunicare questi due mondi e come riuscire a trarne vantaggio dal punto di vista industriale. Quindi ad esempio mettere in sicurezza un'area con un riconoscimento di immagini piuttosto che un riconoscimento video e riuscire a far intervenire delle celle robotiche piuttosto che dei robot stessi in base alla risposta a determinate azioni. Vorrei ringraziare la Regione Sardegna che ha messo a disposizione questo strumento, quali le azioni cluster top-down, per la formazione e disseminazione dei risultati alle aziende del cluster. Vorrei ringraziare il nostro referente di Sardegna Ricerca, la dottoressa Cossu, per tutto il supporto durante la durata di tutto quanto il progetto. Sicuramente vorrei ringraziare tutte le persone che hanno collaborato nell'ambito del laboratorio IDEA e il Dipartimento di Chimica e Farmacia che ci ha supportato nella gestione del progetto. Vorrei ringraziare infine tutte le persone con cui abbiamo collaborato scientificamente per la realizzazione di questi strumenti, vale a dire le persone dei gruppi in particolare dell'Università di Genova e dell'Università di Cagliari e i colleghi con cui abbiamo lavorato nei progetti europei Cerbero e Fit Optivis, nell'ambito dei quali alcuni di questi strumenti sono stati sviluppati. Thank you.